le posizioni, la posizione della roba, a questo punto la posso anche portare sotto, se io ce l'ho, ritorno alla mia scimmia e la devo portare al 100%. Ci sei? Sì. Ti ho perso? Non posso cambiare il punto per le immagini. No. Fai. Anche con il piano. E ti scegli la tua scena. Se non si può fare tutto, lo scordi meglio. No, non c'è. Ah, ti sei giunto in mente. Riprovo a rifare tutta l'operazione, perché vedo che... No, ma si può fare una selezione su una, su un livello e andare a cancellare quella selezione sul livello su un altro, praticamente. Non ho capito molto bene la domanda. Cioè, voglio elevare una selezione, sì, una parte selezione, ma non sulla parte dove io vado a segnare, ma su un altro livello. No, devi andare sull'altro livello. Beh, selezionare. No, in quel caso c'è già la selezione, però. Io posso selezionare da una parte, non vederlo, esatto, e evidenziare l'altro livello. La dove si vede? La selezione di quel livello. Qual è il problema? Che non è che lo vedi bene, quindi. Io in questo momento, per esempio, già gli imposto, mi scelgo un'ulteriore immagine. Allora, ho scelto il mio pilota, apro come livello quello che è la mia scimmia. Ok, quindi ho la scimmia e il mio pilota. La mia scimmia, quindi ho scimmia, pilota, tolgo via la mia scimmia, non la vedo visibile, faccio la mia selezione particolare. Se io faccio la mia selezione, come abbiamo detto prima, e la cancello,
mi viene bianco perché questa immagine non ha il canale alfa, quindi gli devo attribuire il canale alfa, che è quello della trasparenza. Rifaccio la mia selezione. Dimmi? Come attribuisci il canale? Vai sul livello, tasto destro del mouse, aggiungo canale alfa. Faccio la mia selezione. Se devo aggiungere delle particolarità all'interno della mia selezione, le aggiungo. Magari degli angoli, mi accorgo di aver sbagliato a calcolare qualcosa. Ok? Cancello, mi viene la trasparenza. Riseleziono in questo caso la mia scimmia, la metto in evidenza. Una particolarità, c'è ancora una selezione, quindi scelgo qualsiasi punto inquadrato e faccio come se facessi una selezione, quindi cancello la selezione di prima. Riprendo la mia scimmia, ci metto un po' di opacità, lo vedete? Tolgo via un po' di potenza. Questo perché? Perché mi permette a me di dimensionare la mia scimmia vedendo cosa c'ho sotto, quindi se la devo mettere bene, cerco di posizionarla nella mia immagine. Vedete? A questo punto l'allargo di nuovo un attimino. Bravo. Rimetto la praticità come si deve. Sposto la mia scimmia sul secondo livello e automaticamente ho la mia persona, la mia scimmia dentro al mio casco. Voglio a questo punto fare qualcosa di meglio, salvo la mia immagine, salva come, scelgo il mio pilota scimmia, o creo la mia immagine pilota scimmia. Posso mantenere la qualità dell'85. Aggiungi canale alfa com'è? Aggiungi canale alfa era shift, vado sullo sfondo, sì, tasto destro. Sì, per la trasparenza dico. Sì, per dargli la possibilità di quando cancello non ci sia uno sfondo colorato, ma ci sia uno sfondo trasparente. No, prima lo tagliamo, togli via dell'occhio, cominciamo su questa immagine, ritorno su questa immagine, torno su questa immagine, cominciamo a selezionare, vai, continua. Ciao. Vedete, la voglio spostare centrale,
te la spostano. Come si fa a togliere? È la selezione? Sì, togliere la parola. Allora, penso lo scelgo da lato, clicca in un punto qualsiasi e parto. Ok? Anche io una volta, eh? È una cosa normale. Vieni. La fortuna riesco a selezionare più. Aggiungi. Ok. Ma sì. O alfa selezionato. No. Aggiungi canale alfa. Ok, adesso cancello. Cancio. No. Perché tu hai tolto l'immagine prima del punto bianco. Prima del. Aggiungo il canale alfa, però in questo momento c'è ancora il bianco. In questo momento, fatto tutto, io ho salvato la mia immagine, me la riapro come pilota e a questo punto vado a fare le piccole sfumature, quindi vado a prendere la sfumatura e tolgo via queste piccole cosette qua ai bordi che sono troppo evidenti, che magari possono dar fastidio. Per fare il fotoritocco, queste sono tutte le parti base, io a quel punto potrei avere una persona, togliere tutto quello che c'è intorno, mettere la trasparenza e posizionarla dove voglio, in qualsiasi immagine. Mi scelgo una bella immagine di uno sfondo ai Caraibi, mi metto la mia fotografia e dico che sono stato ai Caraibi. Ho speso zero, me lo sono goduto zero sicuramente. Però posso giocare.